senso. Perché la gente vede, si informa, allora dice ma posso portare, posso portare. E sei tu il protagonista, cioè alla fine tutto ciò andrà attraverso il QR code. Noi nel 2018 metteremo tutto online gratuitamente, in maniera tale che sarà come una banca dati pubblica dove tutti gli adelfini si possono andare a prendere le loro cose. Ed è quello il bello, allora viene la signora e dice ma io posso portarti, mio nonno è stato prigioniero. A voi, è quello lo scopo. Perché poi ognuno di noi ha un avo che magari è stato parte della storia, che il fatto che non abbia avuto una medaglia d'oro non significa niente. Cioè, anzi, ma c'è stato un signore che ci ha detto che il bisnonno, il nonno, praticamente è sopravvissuto alla marcia di Russia, però dice che è tornato praticamente devastato psicologicamente da quello che aveva visto. E quindi era che lui è un legge, però però quelle seconde che abbiamo detto, che abbiamo detto con calma, perché aveva uno però naturalmente un attimo. Quindi sai, il fatto che vengono i signori che non. La cosa più bella è che continuamente il genio dice, ma io, questo è il mio bisnonno, io non l'ho mai vista, la cosa del mio bisnonno. Mi viene da dire, ma dai, allora ci facciamo delle email e gliela mandiamo, perché giustamente. E come siete organizzati? Cioè voi siete un comitato? La Proloco. Ah, è la Proloco. Sì, la Proloco locale, sì. Che ha fatto questa ricerca partendo dal 2011 e tempestando di mail, collezionisti, gente appassionata, e allora via via ci sono arrivate le scansioni di queste immagini, un po' abbiamo girato noi anche mercatini, archivi, e l'obiettivo era trovare le foto dei caduti della prima guerra mondiale, perché al contrario della seconda guerra mondiale, dove di tutti i caduti esiste una foto, nella prima guerra mondiale le foto erano più rare, costavano di più, e quindi Antonella dice sempre che io ho una visione da bambino della storia, però io dico, un libro di storia con le foto è diverso dal libro di storia solo che ho scritto. Allora tu quando senti che ad Adelphi sono stati 106 caduti, dici vabbè 106 caduti. Invece poi quando vedi che sono tutti ragazzi, che il più vecchio aveva 37 anni, e inizi a vedere che ognuno è parente a qualcun altro, cioè sono i nostri parenti che sono morti, e allora è tutto diverso. Sì, effettivamente i cognomi sono... Sì, io dico. Macchia. Quindi qua guarda qua macchia. Sì, macchia sono. Qua sono in ordine alfabetico. Massimiliano, Monteleone. Sì, macchia sono. Massimiliano, Maldini, Pellicelli, Tassieri, Gatella.